4, 2, 2, Race! Benvenuti a Silverstone per l'ottavo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1 2009, il Gran Premio d'Inghilterra, su un circuito da 5.141 metri che andranno ripetuti 60 volte per una distanza totale di 308,355 km. Ma siamo già alla prima curva, la Cops velocissima da fare in quarta e quinta, poi verso le Magots e le Beckett, curva velocissima, sinistra, destra, poi di nuovo sinistra e destra. Si va a concludere con la Chapel che ci avvierà verso il rettilineo dell'Angle Straight. Qui si troverà la velocità massima per i piloti, oltre 300 km orari, per poi staccare in quinta per effettuare la Stow, una delle curve più impegnative del circuito. Rettilineo Vale che ci porta verso la Chicane Club, sinistra e poi di nuovo destra, curvone veloce qui che ci porterà verso un'altra chicane, la Abbey. Con tre giri di forza laterale si decelera di oltre 100 km orari per andare sui cordoli in terza e poi avviarci sotto il bridge per entrare nella parte più tecnica di tutto il tracciato, la Priory a sinistra. Poi si riaccelera verso le Brooklands, sinistra ancora, poi a destra l'Uffield e ancora a destra per concludere con Woodcote, che va a concludere il giro perfetto del circuito di Silverstone.